siamo qua in questo posto che ispira tutta la tua opera da tanti anni. Ma... te che sei stato anche ministro della fantasia, della fantasmagoria, raccontaci un po' quella che è la fonte della tua ispirazione. Sono questi posti, è il tuo esprit, che cos'è? È un fluido naturale che nasce dalla bellezza, perché la bellezza è qualcosa che ha un valore nella vita basilare. I primi cercarono di dare una spiegazione a questo fenomeno della bellezza furono gli antichi greci, che logicamente, essendo pure loro toccati dalla bellezza naturale della natura, vollero darsene una spiegazione. Non a caso la sezione aurea è una scoperta greca, che è l'equilibrio più perfetto che si possa trovare nel rapporto fra lunghezza e altezza. Quindi già i greci avevano posto uno studio verso un qualcosa che non trovava spiegazione, per non parlare di Prassitele. Prassitele, nelle sue dimensioni, nei rapporti fisici, nelle sue sculture, trova dei parametri di equilibrio e di bellezza umana che ancora oggi, a distanza di 2-3 mila anni, nessuno ha potuto cambiare, e i rapporti sono sempre quelli. Poi, considerando il fatto che gli antichi greci hanno buttato sull'utilizzo del pensiero e del cervello una quantità di risorse tali che ai tempi di Demostene e poi perfezionato da Platone arrivarono a scoprire l'atomo senza nemmeno un microscopio. E non a caso si dice sempre che la bellezza è quello che ci salverà tutti. Lo dicono, speriamo, però, per dire, i greci avevano capito che l'intelletto umano ha una possibilità di sviluppo che può comprendere anche cose che non vede, perché la scoperta dell'atomo da parte dei greci è la più grande rivoluzione di questo tempo. Ancora oggi noi ci siamo buttati sui computer, dandogli il 20% di conoscenza cervellotica che abbiamo, e non abbiamo fatto nulla per sviluppare quell'80% del nostro cervello che non conosciamo e che invece gli antichi greci avevano cominciato a applicare con la scoperta dell'atomo. Ecco, ma scusa Alfredo, per esempio, una delle caratteristiche essenziali della tua opera, no? Una della questa grande potenza che te c'hai è data dalla tua fantasia, che poi quella che il computer non ti può regalare. E che importanza c'ha per te la fantasia? La fantasia è quella parte che sta in quell'80% della testa che non è conosciuto. Quando te vai nella fantasia, sei nel livello della scienza non conosciuta, perché la fantasia ha questa possibilità di dare questa ampiezza enorme, proprio perché non è conosciuta la vera potenzialità, l'effettiva dinamica della fantasia. Questa vive all'interno di quella parte del cervello che non è conosciuto. E la fantasia produce bellezza? La fantasia è naturalmente portata verso la bellezza, perché non a caso gli antichi greci, studiando la bellezza, davano una risposta a delle domande fantastiche. Certo. È chiaro.